Le squadre hanno ovviamente invertito la loro posizione nell'acqua clorata del Magnolia Centrum. E palla che Fiorentini consegna a Maurizio Felugo, un suo gol fa finora la differenza. Mancano 3 minuti all'esaurirsi dei supplementari di Italia-Serbia, che vale un posto nella storia di questo sport, perché in palio c'è la medaglia d'oro del campionato mondiale. La Serbia è campione uscente. Non fa festa dal 94 l'Italia, che con Aicardi fa tutto alla perfezione. Purtroppo il tiro si perde alto alla destra della porta di Soro, ma che gran partita per Aicardi, Francesco. Una partita generosissima, e poi è da oltre due tempi da solo a lottare sulla linea dei 2 metri senza il suo sostituto Deserti. Tempesti a due mani sulla conclusione di Pietrovic, che è stata sporcata da Cristian Presciutti, che una volta di più dimostra come abbia imparato a gestire anche la parte difensiva, oltre a essere un formidabile attaccante. È andato via il primo minuto. Fiorentini, l'Italia perderà il possesso del pallone. Non possiamo però limitarci a distruggere gli avversari e giocare solo per il possesso palla quando andiamo in avanti. Sì, dobbiamo continuare a giocare, dobbiamo rinunciare all'attacco. Va bene, dobbiamo gestire la controfuga, ma ancora Tempesti, Stefano Tempesti. Monumentale, era stato geniale Brailovic nel vedere Udovičić. La palla ha superato il nostro difensore, era Perez, ma non Tempesti, che sta gestendo un'altra prestazione in sintonia con quella che è la storia della sua carriera. Dunque un fenomeno. Parità numerica in acqua a 1:20 dalla fine della gara che ha il titolo mondiale in palio. È stato bravissimo ancora una volta Presciutti in fase di copertura. Tempesti aziona quella che potrebbe essere la palla del match ball. Il grido Italia Italia riecheggia nella notte di Shanghai. Ultimo minuto, Fiorentini va a tirare senza trovare la porta avversaria Figlioli, ma c'è l'ingenuità da parte di Filipovic che va a strappare. Non chiama time out Tempesti sul fallo su Campagna, sul fallo subito da Figlioli, e lo fa adesso perché vede che non c'è possibilità di andare ad affondare in controfuga. È necessario adesso cercare di rifiatare, trovare le ultime risorse interiori per dare tutto in queste due azioni, una di attacco che aspetta i nostri ragazzi e poi quella di difesa. Ricordiamo che anche il tecnico serbo ha a disposizione un ulteriore time out. Riepilogo, è il secondo tempo supplementare della finale iridata a Shanghai tra Italia e Serbia, 8-7 per gli azzurri nell'ultimo minuto. Italia che avrà il possesso del pallone per 30 ipotetici secondi. Se dovessimo far bingo sarebbe un'ipoteca pesantissima su quel sogno che è dal 94 che non riusciamo a trasformare in realtà. Giochiamo senza centro, non c'è Cardi, giochiamo col movimento, però compie fallo in attacco, purtroppo per noi Valentino Gallo, e la palla torna ai nostri avversari. Per il loro ultimo attacco, se fa gol la squadra di Udovičić dopo il time out si merita potenzialmente i rigori, rigori che 2 anni fa le dettero il titolo a Roma contro la Spagna.
mentre la formazione azzurra vuole perfezionare quella che è la gara per molti della vita sportiva, si intende, con l'ultima difesa a protezione di Stefano Tempesti, che a Shanghai ha vissuto un mondiale ad altissima quota. Calmo, sereno, ecco il Tempesti che rivediamo nelle scene selezionate in sala di montaggio da Fabio Casalinuovo. Già spingono al centro Nikic e Perez. Pallone adesso viene dato a Soro e il gioco può riprendere. Parità numerica tra Serbia e Italia in acqua, 8-7. Guardiamo bene il cronometro, perché la Serbia non può conservare il possesso di palla fino alla fine. Ha ancora 20 secondi per cercare di trovare il tiro che vorrebbe dire pareggio. C'è l'espulsione che Koganov infligge contro Perez. Che sofferenza per arrivare alla medaglia d'oro. Ma quanto sono in difficoltà, quasi zavorrati sul fondo dell'acqua clorata cinese i maestri serbi, che giocano in modo imperfetto, perdono qualche secondo. E c'è il palo che manda la palla all'esterno della porta di Tempesti. L'Italia è a 10 secondi dalla conquista del titolo mondiale. L'Italia sta per scrivere una pagina leggendaria. Ha smentito tutti i detrattori. Facciamo festa. Che bello Francesco! Che bello Francesco! Siamo che bello! Siamo campioni del mondo! Campioni del mondo! Una grandissima partita, una grandissima interpretazione di Campagna. I suoi ragazzi hanno saputo soffrire una partita che potevamo vincere anche ai tempi regolamentari. Questo è un sogno, non svegliateci. Eravamo undicesimi al mondo 2 anni fa e adesso, dopo mille sofferenze, possiamo finalmente far festa e avere lacrime di gioia e non più soltanto di amarezza. Veramente non ci sono parole per quello che è riuscito a fare Sandro Campagna, l'autentico uomo in più di questa nazionale. Con il suo staff ha saputo lavorare fino in fondo, stringendo i denti quando è stato necessario, e mattone dopo mattone ha costruito un successo meritatissimo in questo mondiale. Hanno giocato un torneo straordinario dall'inizio alla fine, si vedeva in acqua la differente anche preparazione fisica oltre che tattica degli azzurri. Che bello il tricolore bianco e rosso e verde che si esprime in tribuna, che bello, che orgoglio essere italiano, che bello far vedere alle nostre telecamere il bianco, rosso e verde, il nostro tricolore. Con la porta che Stefano Tempesti va a far mettere giù insieme ai compagni, questa è l'espressione di Filipovic, uno che sa che ha perso un mondiale. Sono immagini che non dimenticheremo mai, sono le immagini di un gruppo che ha saputo soffrire, che ha saputo uscire fuori dal momento di buio totale, che rischiava di far scomparire la nostra pallanuoto dal panorama internazionale. Ed è scesa anche la nazionale del nuoto azzurro a bordo vasca per condividere quella che è una grande gioia, perché vale davvero un momento di rilancio per la nostra pallanuoto, che a livello maschile e femminile è ora un punto di riferimento per tutto il mondo. E poi sentiremo Patrizia Rubina con i suoi ospiti. Sandro Campagna seduto a bordo vasca, lui ha vinto il titolo